Noi Sigismundo Cellini con gli ultimi aggiornamenti su quella che può essere solo chiamata un'invasione mondiale. I nostri reporter, così come i cittadini, continuano a mandarci racconti e immagini di oggetti minacciosi da tutto il paese, nonché racconti di persone che cercano di fuggire e di nascondersi dagli attacchi. Come si può vedere in questo video, i cittadini in preda al panico cercano disperatamente di trovare un riparo mentre fuggono dagli attacchi. Le autorità esortano i cittadini a mantenere la calma e a restare nelle loro case.